Salve, oggi voglio fare un piccolo breve video su come prelevare le marze per essere frigo conservate. Ecco, dovete sapere che alcuni innesti, soprattutto quelli che vengono fatti alla fine dell'inverno, e in particolar modo mi riferisco all'innesto a corona oppure all'innesto vegetante, dove il periodo di esecuzione dell'innesto cade quando la pianta è entrata in vegetazione, quindi la pianta è in su. In questi tipi di innesti però noi non possiamo prelevare le marze ed eseguire l'innesto subito, perché se sia la marza che il portinnesto sono in succhio, succede che la marza ha le condizioni per schiudere le gemme subito. In queste condizioni le gemme però si schiudono non perché l'innesto attecchisce, ma si schiudono perché la marza utilizza le sostanze di riserva contenute all'interno. Di conseguenza, dopo un avvio che sembra soddisfacente, magari poi si assiste che i nuovi germogli piano piano cominciano ad afflosciarsi. Questo perché ovviamente la marza ha utilizzato tutte le sostanze di riserva contenute nel ramo, dopodiché una volta esaurite l'innesto deperisce. Perché la saldatura dell'innesto avviene non solo ad opera del portinnesto, ma avviene anche ad opera della marza. Quindi è chiaro che le sostanze di riserva della marza devono essere utilizzate assieme al portinnesto per garantire la saldatura dell'innesto stesso. Per cui non ci devono essere quelle condizioni per consentire alle gemme di schiudersi. Ed ecco che noi dobbiamo avere marze ferme e portinnesto in succhio. Ecco, per fermare lo stadio delle gemme, quello che possiamo fare è quello di conservarle in un ambiente dove la temperatura è ancora bassa, che può essere l'ambiente di un frigorifero. Qui noi, per conservare le marze, preleviamo i rami di un anno, quelli che riteniamo utili per i nostri innesti. Ecco, adesso ne prelevo un po', ma per farvi vedere, una volta prelevati i rami interi, preliviamo dalla parte basale e dalla parte terminale. Facciamo dei mazzetti di marze della stessa lunghezza, utilizzando sempre la parte intermedia. Quindi preleviamo ovviamente una quantità che riteniamo utile per a seconda del numero degli innesti che dobbiamo fare. Li riuniamo a mazzetto e li leghiamo, anche perché se per esempio dobbiamo prelevare marce di diversa specie o di diversa varietà, chiaramente dobbiamo separare le varietà. Quindi riuniamo in mazzetto le nostre marze, le leghiamo, ci mettiamo un cartellino con la varietà scritta. Dopodiché, una volta fatti una serie di mazzetti come questo, legati col suo cartellino, li dobbiamo poi avvolgere in un sacchetto di polietilene, possibilmente scuro, nero, avendo cura di legare bene i bordi. Quindi noi creeremo una sorta di caramella con dentro i nostri rami catalogati. Chiudiamo bene i bordi perché non deve passare dentro aria.
Una volta chiusi bene, chiaramente li poniamo in frigo, senza la necessità di mettere nessun materiale assorbente o carta assorbente bagnata o panni del genere. Quindi noi non mettiamo niente, è sufficiente per mantenere in vita queste marce l'umidità che sprigionano loro stesse. Queste marce possono durare un mese e mezzo, ben vitali, senza subire alcun danno. Quindi al momento in cui il portinnesto entra in succhio, preleviamo dal frigo la quantità necessaria a fare l'innesto della giornata, quindi non le preleviamo tutte, perché altrimenti rischiamo che le marce si possano disidratare. Quindi una volta prelevate dal frigo la quantità sufficiente a effettuare gli innesti della giornata, le altre invece, quelle che non ci servono, lasciamole pure nel. Prelevate le marce, le riuniamo in mazzetti dello stesso tipo. Diciamo, nel mazzetto ci mettiamo un cartellino su con la varietà prelevata. Quindi questo è un mazzetto. Prepariamo l'altro mazzetto dell'altra pianta. E anche qua metteremo il cartellino con la varietà. Ecco, possiamo utilizzare per avvolgere il sacco del terriccio, perché come notate la parte interna è nera, quindi non fa passare la luce. A questo punto mettiamo i nostri mazzetti di marce, avvolgiamo, ecco, dopodiché dobbiamo cercare di chiudere le estremità. Eccoci qua, avvolgiamo bene. Eccoci qua, le nostre marce pronte per essere collocate in frigorifero. Mi raccomando, non nel freezer, non congeliamoli, non mettete nel freezer ma ad una temperatura di 2-3 gradi, 4 gradi, non di più. Ecco. Conservate così, si mantengono vitali poiché all'interno si forma l'umidità sufficiente a garantire la vitalità delle nostre marce. Bene, anche per questo ho concluso. Vi ringrazio come sempre e alla prossima volta. Ciao a tutti.